tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la Naruto Shippuden Collection. Ragazzi miei, oggi andiamo ad aprire, se non sbaglio, il quarto speciale della collezione. Infatti questo costa 12,99, un pochino di più. E come sempre l'avevo annunciato sui miei social, che vi lascio qui sotto, andate a lasciare un follow se volete essere sempre aggiornati su tutte le uscite che arrivano in edicola. Allora, ragazzi miei, oggi Kaguya non c'ha bisogno di presentazioni, non c'ha neanche bisogno di spiegarvi perché ho deciso che la dovevo prendere. Ovviamente ce la siamo presa e adesso l'andiamo ad aprire insieme. Ragazzi miei, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione all'insù e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist con tutti i numeri della Naruto Shippuden Collection che abbiamo fatto fino ad ora. Peraltro ragazzi, una cosa che qualcuno di voi mi ha fatto notare è che molto spesso faccio i video di Naruto con la maglietta di One Piece. Devo dirvi che forse avete ragione, però io sono un grandissimo fan di One Piece, quindi insomma è così. Va bene, pronti? Spostiamoci sotto e andiamo ad aprire Kaguya. Ok, eccoci qui, andiamo ad aprire lo speciale. Allora, devo dirvi, non mi ricordo se è il terzo o il quarto, magari potete sicuramente aiutarmi voi. Allora, questo è il fogliettino che troviamo sempre all'interno degli speciali, eccolo qui, Kaguya, dove ci dà alcune informazioni. Allora, tutto il chakra mi appartiene, la temibile dea del chakra, la brama di potere di Kaguya, che risale addirittura ad un periodo antecedente a quello del clan ninja, la portò a divorare il frutto dell'albero divino per impadronirsi di tutto il chakra del mondo. Corrotta dal potere dell'ambizione, Kaguya finì per fondersi con l'albero divino e dare così origine al Decacode, il mostro di chakra a 10 code. Per evitare questa pericolosa minaccia per il futuro del pianeta, i suoi figli Agoromu e Amura la sconfissero e imprigionarono il suo corpo nella luna. Allora, figure speciale da collezione, Kaguya, peso 200 grammi, altezza 13 cm. Guardate che bello, ci sono anche, vedete, la faccina disegnata all'interno della sua veste. Allora, adesso ce la apriamo e la guardiamo insieme. Come potete vedere, ragazzi, il blister è gigantesco. Perché esattamente come si diceva, insomma, siamo 13 cm di figure, ma soprattutto 200 grammi, infatti è molto molto pesante. Allora, eccola qui, iniziamo così ce l'analizziamo per bene. Allora, la figure, devo dirvi, è molto imponente, fa davvero una figura bellissima. Ok, guardate quanto è grande, ma adesso ci mettiamo Naruto vicino per farvi capire le proporzioni con una figure normale. Allora, la veste mi piace molto, seppure poco scolpita, va bene? Magari qualcosina in più ce la potevano aggiungere. È colorata abbastanza bene, vedete? Diciamo che il giallo e il viola quantomeno rispetta le righe, quindi non ci sono grandi sbavature. Vedete, la stessa cosa si vede anche sulle maniche. Le mani sono state realizzate molto bene, vedete? Si vedono bene tutte quante le dita, anche le unghie, devo dirvi carine. Anche il sorriso, vedete, qui è stato fatto molto bene. Allora, andiamo a dare uno sguardo al volto. L'occhio, dai, è colorato abbastanza bene, labbra abbastanza buone. Diciamo che l'espressione non è proprio fantastica. Vi ho parlato spesso del fatto che i volti femminili non sono facili da realizzare. Spesso le figure di questo tipo non rispecchiano proprio molto bene i visi femminili, che sono sicuramente più delicati, molto più difficili da scolpire. Diciamo che questo ne è un esempio, vedete? Comunque, tutto sommato, non mi sembra neanche male. Peraltro, i capelli sono lunghissimi dietro, sono frastagliati e, come potete vedere, sono anche abbastanza morbidi. Cioè, questa plastica molto più morbida che, insomma, permette un pochino di muoverli. Va bene? Comunque, come vi dicevo, la figura fa un grandissimo effetto, soprattutto a livello di dimensione, perché guardate quanto è grande. Io adesso vi metto Naruto vicino, vedete? Diciamo che di altezza neanche troppo la differenza, ma sicuramente di stazza, di larghezza, di proprio di quantità, vedete, di plastica utilizzata, sicuramente è molto molto imponente rispetto a Naruto. Vabbè ragazzi, dunque questa era Kaguya, spero che vi sia piaciuta, spero che vogliate farmi sapere se anche voi l'avete presa e se avete trovato qualche difetto o qualche pregio che io invece non ho notato. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like, è bello come la nostra Kaguya. Mi raccomando, fatemi sapere se voi l'avete presa, se state continuando questa collezione. Sempre un commentino qui sotto.
Il prossimo numero lo salteremo, quindi ci rivedremo non lo so quando, comunque sicuramente continueremo a vederci, perché peraltro devono uscire altri due Naruto nelle modalità davvero spettacolari, quindi molto presto torneremo a parlare di questa collezione. Qui da Visio e da Kaguya è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!